che cambia siamo noi. Questa è la farina del tuo sacco ed è praticamente il prodotto che il nostro associato che prende in adozione la nostra quota può portarsi a casa. Abbiamo la semola, abbiamo l'integrale, abbiamo la farina a fiore. Questo è un lavorato che appunto il nostro associato ha seguito dal momento che lui ha assistito alla semina, alla mietitura e poi questo è cioè il prodotto che lui si porterà a casa. L'Associazione Terre Colte innanzitutto si occupa e si preoccupa nel recuperare i terreni colti, i terreni abbandonati che un privato possiede. Terre Colte ciò che incentiva in qualche maniera è l'autoproduzione del cibo, cioè il ritorno alla terra, il ritorno a lavorare la terra e mangiarsi ciò che io stesso mi sto producendo. Noi come associazione incentiviamo l'attività dell'agricoltura sinergica, quindi niente fertilizzanti, niente concimi, niente diserbanti. Il nostro primo progetto è stato quello degli orti condivisi, i famosi orti urbani. I nostri non sono orti urbani, sono orti periurbani, mettiamo a disposizione 50 metri quadrati a chi vive in città o in appartamento. Ha voglia di farsi un orto, ha voglia di passare qualche ora in campagna, almeno una quarantina di famiglie occupano i nostri spazi. Parliamo una media di dai 3 ai 4 componenti a famiglia, questi 50 metri quadrati può usufruire dell'acqua, noi mettiamo a disposizione degli spazi. Faremo loro un primo laboratorio di agricoltura naturale, gli attrezzi da lavoro, l'assistenza, la sorveglianza e un'assicurazione. La singola famiglia o la singola persona che prenderà in gestione l'area pagherà meno di 1 euro al giorno. Dopodiché lui penserà alla lavorazione del suo spazio, come è giusto che sia. Se io devo fare una vacanza di un mese oppure mi assento per vari motivi per un tot di periodo, basta un messaggio, un po' di telefono e noi penseremo a irrigare il suo pezzo di terra. Break down the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. Il nostro di più recente progetto è quello del grano capelli, farina del tuo sacco, su 4 ettari di terreno. Andiamo a seminare il grano capelli, che il nostro è un vecchio grano. Questo terreno viene suddiviso in quote, la quota massima è di 1000 metri quadrati, per poi arrivare fino a 1 metro quadrato, in base alle proprie esigenze, al proprio fabbisogno. Io che adotto il campo di grano mi porto a casa il quantitativo di quei metri che il terreno mi ha prodotto. Facendo una stima di 1000 metri quadrati, a casa mi posso portare 120 kg di grano oppure mi posso portare la farina, il prodotto finale. Chi adotta un campo di grano al progetto Farina del tuo sacco segue tutto il monitoraggio della crescita di quel chicco di grano dalla semina per poi rivederci quando la piantina della spiga avrà già un'altezza che possa rendere anche omogeneo anche visivamente il colore di questo manto di 4 ettari tutto verde. E poi è la mietitura e la lavorazione finale della farina. I nostri associati che adotteranno la quota col proprio sacchettino vanno davanti alla nostra macina dove loro stessi magari possono metterci sulla tramoggia il grano e poi raccogliersi e portarsi a casa la farina. Le nostre attività diciamo che anno dopo anno hanno delle risposte sempre più positive. Abbiamo visto che comunque c'era grosso interesse nelle persone al ritorno della campagna, sono anche sensibili a toccare loro stessi con mano la terra e noi vogliamo creare una sorta di rete di orti condivisi, purché abbiano le caratteristiche del primo giorno insomma, che siamo nati, quindi la disposizione del proprietario di mettere i suoi spazi con chi spazi non ha. Perché noi dobbiamo essere una famiglia, dobbiamo comunque essere vicini a chi vive in situazioni comunque di stress anche quotidiano. Noi vogliamo essere in qualche modo un diversivo, una terapia.
vogliamo arrivare al punto di recuperare i vigneti, i colti, recuperare oliveti, frutteti. Noi vogliamo far sì che queste colture vengano date in adozione, dove la famiglia si adotti due filari di uva, 10 piante di olive, 4 piante di agrumi. L'Italia che cambia è l'Italia sensibile, l'Italia sempre più sveglia, sempre più meno in mano al monopolio e all'autoproduzione del cibo, recupero di una terra abbandonata, insomma dar vita a ciò che abbiamo dimenticato e dar vita a ciò che abbiamo per anni abbiamo trascurato, recuperare, questa per noi è l'Italia che cambia. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi.